tedesco estremamente drammatico, quello della seconda guerra mondiale, della guerra civile, ma che in fondo alla fine rimangono il tema della scelta, il tema di opzioni ultimative, a domande essenziali che in qualche modo ci interpellano ancora oggi, domande tipo che alla fine è quella che coinvolge tutti, cioè su che cosa gli uomini hanno fondato il loro agire quando, in un momento storico, quando le istituzioni erano in qualche modo entrate in crisi, e che ognuno deve rispondere direttamente alla propria coscienza. Quindi certo, in situazioni drammatiche ed estreme come della guerra civile vengono esaltate, ma sono situazioni che tutto sommato poi ci si trova a, in qualche modo, a confrontarsi ancora oggi. E quindi i temi e gli stimoli sono veramente tanti, e su quest'ultima riflessione ci rivolgiamo a l'onorevole Pierluigi Castagnetti, che non ha bisogno certamente di molte presentazioni, è un punto di riferimento nazionale dell'area del cattolicesimo democratico. Sappiamo che ha alle spalle non solo una prestigiosa esperienza di impegno politico e nelle istituzioni, ma durante il suo percorso Castagnetti ha rivolto una costante attenzione anche alla riflessione culturale ed etica in rapporto con l'impegno civile e politico. Tra l'altro, recentemente ha pubblicato un volume intitolato Politica e valori a proposito di cattolicesimo democratico, in cui, a partire dall'esperienza storica, offre una riflessione sull'ispirazione cristiana nell'approccio etico della politica. E quindi inviterei l'onorevole Castagnetti a una riflessione sul significato di questa esperienza, appunto della resistenza, di quello che abbiamo sentito, e in particolare sul rapporto tra impegno sociale e politico e la dimensione etica e morale. Grazie. Ma in effetti sono imbarazzato per tante ragioni. Intanto ve l'ho detto di parlare anche a Vescovo, con imbarazzo. Ma imbarazzato perché io stasera, insomma, non ho un personaggio di quello spessore, di quella statura che abbiamo ascoltato, da raccontare, e quindi le mie considerazioni saranno considerazioni così, insomma, ecco, più di carattere generale. Se mi è consentito una licenza, siccome stiamo parlando di antifascismo dei cattolici, vorrei ricordare al comunale, anche se non ero un parrocchiano di San Pellegrino, vorrei ricordare un cristiano molto impegnato, il professor Gianni Morselli, che ci ha lasciato una settimana fa, e è stato veramente, tutta la sua vita è stata esemplare, insomma, non è stata esemplare sotto il punto di vista, insomma, no? Era figlio e fratello di due deportati ad Auschwitz, non mi ricordo se ad Auschwitz o a Mauthausen, le cui lettere sono nella raccolta delle lettere dei condannati a morte della Resistenza. Lui stesso ha pagato con sacrifici molto pesanti, insomma, le torture durante il fascismo, era un giovane, e soprattutto era un personaggio che poi per decenni nella vita cittadina ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo della scuola, un uomo di cultura vastissima, insomma, no? E purtroppo se n'è andato in silenzio, come era sempre vissuto e come avrebbe desiderato, ma credo che questa città abbia il dovere di ricordarlo poi in una qualche occasione, perché merita veramente anche il suo impegno come cristiano. Ma veniamo alla domanda del dottor Ferraboschi, insomma, quali sono le ragioni che hanno spinto questi due giovani preti a fare questa scelta così netta, ma potremmo dire anche giovani laici cattolici, sono stati fatti dei nomi che almeno per quelli della mia età dicono qualche cosa di questa parrocchia, il dottor Luigi Ferrari, Ettore Barchi, Domenico Pignedoli, il fratello del cardinale, sono solo per citare quelli che stasera ha citato Paolo Burani, tantissimi laici, insomma, c'è da chiedersi come mai anche tanti
tantissimi laici, che cosa spinge un ragazzo di 18 anni ad andare in montagna, ad assumere senza cartolina precetto, senza nessun obbligo, assumere il rischio probabile della morte? Che cosa lo spinge? Perché chi ha fatto la scelta della resistenza sapeva che quella scelta comportava questo rischio molto concreto. E mi ha sempre intrigato questo interrogativo: ma perché a 16, 18, 20, 22 anni si decide di rischiare la propria vita? Deve esserci una ragione molto forte. E in effetti c'è stata una ragione molto forte, sia in questi ragazzi credenti che nei ragazzi non credenti. Ragioni che qualche volta, anzi spesso coincidevano, ma spesso erano diverse. E allora a me pare che si possa riflettere sulle ragioni che hanno spinto questi giovanissimi, giovani sacerdoti a questa scelta. Stasera è stato ricordato che in seminario c'era questa educazione alla santità. Io e Don Giuseppe abbiamo avuto assieme ad altri ragazzi di questa città la fortuna di avere un direttore spirituale che Don Gianfranco Magnani, lo ricordiamo bene, che ci ripeteva sempre questa sua aspirazione molto giovanissimo, che voleva farsi santo. Quindi è evidente che questa è un'aspirazione di tutti i cristiani, ma insomma per lui era un'ossessione, voleva farsi santo, era un'aspirazione importante. Quindi io capisco che se uno ha questo, sente questa vocazione alla santità, non si pone neanche il problema se la scelta che sta facendo comporta dei rischi o no. Anzi, ma cerchiamo di oggettivare e anche di vedere quali possono essere state le ragioni di un'intera generazione di giovani cattolici che allora fecero questa scelta. A me pare fondamentalmente che possono nuclearsi in tre filoni di motivazione. La fede, innanzitutto, sicuramente, è fuori discussione. Da cui consegue la seconda motivazione, l'amore per il prossimo. E poi una motivazione che vale la pena ricordare, la lettura della storia, la capacità di capire che cosa stesse accadendo. La fede è fuori discussione, i percorsi biografici che ci sono stati raccontati di Don Angelo e di Don Pasquino ci dicono che sicuramente siamo di fronte a dei preti particolarissimi, di una fede intensissima e anche di esperienze particolari, e tutti e due avevano avuto due occasioni, motivate diversamente, di andare all'estero, quindi di conoscere un mondo più largo, sia pure per ragioni diverse, e quindi hanno allargato anche il loro orizzonte. Ma insomma, io ricordo che quando parliamo dei partigiani cristiani, non a caso loro si sono identificati in quella preghiera di Teresio Livelli, ribelli per amore. Io ricordo le testimonianze di Zaccagnini, le testimonianze di Gorrieri, che sostanzialmente dicevano: noi quando siamo partiti non avevamo idee politiche precise, avevamo delle certezze morali. Non avevamo idee politiche precise, ma avevamo certezze morali. E sia Gorrieri, che poi diventerà un politico impegnato, sia Zaccagnini, scrivono nelle loro memorie: noi l'abbiamo fatto per amore del prossimo. Eravamo impegnati in parrocchia, nell'azione cattolica, c'era l'umiliazione dell'uomo, il regime umiliava la dignità delle persone, bisognava ribellarsi. E siamo partiti. Il resto è venuto strada facendo, il resto, e nel resto c'era anche la motivazione politica. Quindi bisogna sapere che c'è questa motivazione originalissima
che coinvolge praticamente gran parte, se non tutti, i ragazzi che andavano, che hanno scelto la resistenza al fascismo e la ribellione verso il nazismo per questa motivazione, per amore del mondo. Ma noi su questo dobbiamo riflettere. Io adesso faccio da pensionato il presidente della Fondazione Fossoli e sto leggendo un sacco di documenti nel campo di concentramento di Fossoli, insomma, se pensiamo a figure straordinarie come il beato Edoardo Focherini, che era fuori, padre di 7 figli, poteva starsene tranquillo, era direttore amministrativo dell'Avvenire d'Italia e si è andato là a immischiare, che voleva salvare, ha salvato centinaia di ebrei che erano internati al campo come cittadino di Carpi. Non era iscritto a nessun partito, non aveva scelto di fare il partigiano, ma sentiva il dovere di fare qualche cosa. E quando anche lui poi sarà deportato ad Auschwitz, a chi gli rimproverava di essersi appunto intrigato, sottovalutando i rischi e le conseguenze per la sua famiglia, e lui non ha fatto altro che dire: ho fatto ancora poco, avrei dovuto fare di più, ne avrei potuto salvare di più, e ne ha salvati centinaia proprio. Ma penso Edoardo Focherini, ma insomma possono esserci tanti altri esempi, per solo per rimanere qua vicino a noi, questo tema, questa originalità. Per cui il missionario Don Pasquino Borghi è per amore dell'uomo, che è stato in missione per amore dell'uomo, che si è messo dalla parte dei resistenti, dell'uomo che soffriva l'ingiustizia, la persecuzione, insomma, era la stessa motivazione. Era una motivazione fondamentalmente non politica, non immediatamente politica. Ma poi c'è stata anche la capacità di lettura della storia. Vedete, a me è venuto in mente proprio adesso, mentre ascoltavo gli altri intervenire, di aver avuto l'occasione di ascoltare alla fine degli anni 60, sono abbastanza giovane per poter andare con il ricordo di quel periodo, una conferenza di Lelio Basso alla Sala Verdi a Reggio Emilia, in cui Lelio Basso iniziò la conferenza con questa affermazione: sono contento di parlare qui a Reggio Emilia, che è la città di Giuseppe Dossetti, perdonatemi il linguaggio, ma è esattamente quello che ha usato lui, perché ricordo testualmente: quello che ci ha fregato. Ci ha fregato perché? E spiega. Perché durante il fascismo, mentre noi eravamo nelle patrie galere, questi qua, nelle parrocchie, nell'azione cattolica, studiavano autori anche stranieri, si sono fatti un'idea di Stato democratico, e quando sono arrivati all'Assemblea Costituente avevano un'idea di Stato e noi non ce l'avevamo. Allora dico questo perché i cattolici si sono distinti anche per questa capacità di leggere la storia, di prevedere quello che stava accadendo, di accompagnarlo e di cercare di costruire poi il dopo, di farsi carico delle conseguenze. Vedete, i cristiani nella storia di questo paese, nella storia della Repubblica in particolare, si sono distinti, certo, per aver combattuto il nemico nazifascista, ma anche per avere lasciato il segno del loro apporto originale nella costruzione della democrazia, intanto nella ideazione della democrazia, perché potevano esserci tanti modelli di democrazia. Se voi pensate ad alcuni principi che sono affermati nella prima parte della Costituzione, allora erano originalissimi, perché solo nella Costituzione italiana sono. Ma poi saranno riprese da altre costituzioni, pensate al principio dell'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 11, sono stati tutti ripresi, ma sono stati pensati per la prima volta
dai nostri costituenti. Questo voleva dire, insomma, saper maneggiare le istituzioni, saperle costruire, saperle maneggiare, saperle orientare, sapere che compito degli uomini e dei cristiani è quello di maneggiare la storia. Il punto 31 della Lumen Gentium dice: è compito dei laici adesso sto cercando di ricordare a memoria, insomma, il concetto è questo, insomma, trattare le cose temporali per ordinarle secondo i disegni di Dio. È compito dei laici trattare le cose temporali. Guardate che vuol dire compito dei laici fare la politica. È compito dei laici fare la politica per maneggiare la storia. Un principio che è ripreso tale quale nel successivo al concilio codice di diritto canonico, dove nei codici dal 220 al 230, adesso non li ricordo con precisione, ci sono 7-8 canoni che dicono così: è compito dei laici trattare le cose temporali per ordinare secondo i disegni di Dio. Canone successivo: nel fare questo abbiano cura di non coinvolgere la Chiesa, ma assumono in proprio le loro responsabilità. Canone successivo: poiché sono responsabilità molto difficili, abbiano cura di alimentarsi alla parola e all'Eucaristia. Cioè, e questi che hanno fatto ste sette in quegli anni, non c'era stato il concilio, non c'era il codice di diritto canonico, avevano capito che questo era il compito dei laici: trattare la storia per ordinarla secondo i disegni di Dio. Siccome i disegni di Dio non sono scritti, non sono affissi a muro, bisogna saperli intuire, saperli leggere. E allora ci vuole la fede, ci vuole la preghiera, ci vuole appunto la parola, ci vuole l'Eucaristia, insomma, no? Erano una generazione di laici che capivano che era inderogabile l'impegno politico, ma che era inderogabile prepararsi, perché l'impegno politico era un impegno molto difficile, molto difficile. Allora io mi chiedo se ancora oggi c'è questa urgenza, l'urgenza che fece salire in montagna una generazione di ragazzi e di giovani. Per fortuna non si pone più negli stessi termini la domanda. Non viviamo in una condizione di restrizione di libertà, di umiliazione della condizione dell'uomo, non c'è una urgenza così impellente, e però c'è un mondo nuovo che sta venendo avanti. Se 70 anni fa quella generazione di giovani capiva che si trovava in un crinale della storia per cui cominciava una nuova fase, io credo che oggi siamo nelle stesse condizioni, siamo nel mezzo di un cambiamento che apre sicuramente ad orizzonti nuovi, non sappiamo ancora quali, ma neanche loro lo sapevano allora quali sarebbero stati gli orizzonti che si aprivano. Noi ci troviamo nella stessa condizione, le generazioni dei giovani di oggi non sanno quale sarà il mondo di domani, già è difficoltoso questo, leggere il presente. Eppure ci rendiamo conto che siamo in un mondo che sta cambiando velocemente. Il baricentro economico, culturale, politico, finanziario si sta spostando ad est. Ma soprattutto le condizioni, gli equilibri, quindi gli equilibri politici si stanno spostando nel mondo. Probabilmente nei prossimi anni si delineeranno nuovi scenari e dunque nuovi equilibri. Quali? La condizione del mondo è tale per cui, come sappiamo, le condizioni belliche, ma anche
quelle climatiche stanno determinando degli spostamenti biblici, non siamo più di fronte ai processi migratori tradizionali, quelli che avevano coinvolto anche il nostro paese. Siamo di fronte a dei processi di dislocazione di intere popolazioni, di popoli interi che si spostano. E abbiamo la sensazione netta che siamo all'inizio di questi processi. E vedete, questo che è il processo che segna questi anni e decenni futuri. Voi pensate solo che fra 20 anni la popolazione della Nigeria supererà quella dell'Europa, quindi pensate che quale sarà la condizione di flussi migratori, quali saranno, in che direzione non sappiamo. Per dire, processi enormi. E questi processi stanno paralizzando il nostro mondo, lo stanno paralizzando per la paura. Siamo impauriti. Viviamo un tempo in cui noi che siamo qui capiamo che cambiano gli equilibri e abbiamo una paura terribile di dover pagare dei prezzi. È una paura fondata, no? Perché è inevitabile che paghiamo dei prezzi. Quando eravamo in pochi a dividere il monte risorse a disposizione dell'umanità, insomma, si ragionava meglio. Adesso i processi di globalizzazione hanno aumentato i commensali, inevitabilmente, e dunque. E la cosa che più mi colpisce è che percepiamo i problemi dell'oggi e del domani, ma siamo incapaci di connetterli non con la soluzione, ma anche solo con gli strumenti necessari per affrontarli. Quello che sta avvenendo nelle ultime settimane, penso al referendum della Svizzera, al referendum dell'Ungheria, al referendum della Polonia, tematiche diverse, si restituisce la parola al popolo e il popolo non sa altro che manifestare il suo disorientamento, il suo spiazzamento. Referendum che hanno registrato più del 50% di non partecipazione, quindi c'è il rifiuto anche della responsabilità, e quelli che vanno a votare fanno le scelte che, almeno a mio avviso, sono le più sbagliate possibili. E dunque viviamo un tempo in cui l'uomo è disorientato, è impaurito, fa delle battaglie sbagliate, ma soprattutto ha deciso di rinunciare a utilizzare l'unico strumento che può servire a governare questo processo, questi processi, ed è lo strumento della politica. È vero che oggi i politici hanno tante colpe e hanno allontanato con i loro esempi, hanno disonorato i popoli, e però si possono affrontare problemi di questo genere senza utilizzare questo strumento. Come potrà sistemarsi questa situazione se non sarà governata? È ovvio che deve essere governata a livello internazionale, ma perché delle istituzioni internazionali si possano fare, irrobustire e orientare ad affrontare, ad esempio, temi di questo genere, bisogna che a livello nazionale ci sia una partecipazione, ci sia la consapevolezza che la politica è uno strumento inevitabile. I cristiani non possono vantarsi di non interessarsi di politica, e soprattutto quei cristiani che non si interessano di politica non possono essere più credibili degli altri, perché è un po' troppo comodo. Mi pare che oggi, come ieri, come 70 anni fa, c'è bisogno di approfondire la formazione alla fede, diciamo così, ma anche la formazione, l'educazione a capire la storia, a leggere la storia e a maneggiare la storia. La Bibbia è Goethe, per usare l'immagine di Bonhoeffer,
o la Bibbia e i giornali, per usare quella di Lapira, o la Bibbia e il trattato di storia, per usare quella di Don Giuseppe Senior, Don Giuseppe Dossetti Senior. Ma il cristiano non può chiudersi in casa, perché la fede disancorata dalla realtà, dalla vita, rischia la deriva del fideismo. I cristiani debbono essere consapevoli della loro responsabilità di giocare un ruolo nella storia. Non possiamo limitarci a criticare quelli che lo fanno perché lo fanno male. Se lo fanno male, bisogna che ognuno si tiri sulle maniche e che ritenga e che sia consapevole, assuma la consapevolezza che quello non è un mestiere dei politici, è una responsabilità che è in capo a tutti noi, a ognuno di noi. E quindi non c'è una chiamata apparentemente così drammatica come quella del 43-44. C'è una nuova chiamata che non è meno importante, all'impegno. Ecco, mi pare che se vogliamo raccogliere la lezione di Don Angelo e di Don Pasquino, è questa la lezione. Non possiamo stare con le mani in tasca. Almeno siamo consapevoli della responsabilità che ci riguarda, riguarda ognuno di noi. Grazie. E auguro una buona serata. Grazie. No.